Allora, di nuovo in diretta su Libri TV, e incontriamo per questa trasmissione intitolata appunto Voci Radicali, Fabrizio Cianci. Questa trasmissione l'abbiamo, in realtà è una trasmissione appunto che avete seguito altre volte, Voci Radicali, e l'abbiamo intitolata Incontro con i Radicali Ecologisti. Fabrizio Cianci infatti è segretario di Radicali Ecologisti Democrazia, Europa e Impresa. Ed è un'associazione appunto che... Buonasera, grazie di essere qui con noi. È un'associazione questa che si muove appunto nell'ambito di tutto quanto il mondo radicale, il movimento radicale. Non so, poi ci dirà Fabrizio se tecnicamente la possiamo chiamare un'associazione radicale. Abbiamo fatto delle interviste esterne ad alcune attività che riguardano, che hanno avuto questa associazione tra i promotori, di cui parleremo dopo. Io volevo da Fabrizio intanto, così per presentare questa associazione, visto che è la prima volta che viene su Libri TV, ecco, ci racconta un pochino di che si occupa e come si muove nell'ambito di questo movimento radicale. A te la parola. Sì, grazie, buonasera, grazie a voi per l'ospitalità. Prima di cominciare vorrei mandare un abbraccio simbolico al nostro compagno Sergio Stanzani, che è scomparso in queste ore e che credo che il suo esempio ci accompagnerà nel futuro. Speriamo di essere forti come lui e di avere da lui un esempio per proseguire e fare sempre di meglio. Per quanto riguarda i Radicali Ecologisti, è un'associazione nata da pochissimo, perché noi ci siamo costituiti l'8 marzo di quest'anno, 8 marzo 2013. È un'associazione che si pone come un luogo di incontro tra le istanze laiche e libertarie proprie del movimento radicale e le istanze di sostenibilità, di rispetto dell'ambiente e così via. Per quanto riguarda l'associazione, è un'associazione quindi sicuramente radicale. Noi siamo, perlomeno per quanto riguarda nel concreto, per quello che riguarda i valori, che è quello che poi ti rende radicale, siamo in attesa di riconoscimento. Però insomma, in questi pochi mesi di vita dell'associazione abbiamo comunque fatto moltissime cose, le ricordo molto velocemente. Abbiamo partecipato alla vertenza territoriale sui termovalorizzatori, soprattutto nella provincia di Firenze, a Pontassieve. Abbiamo partecipato alla costituzione della rete Mobilità Nuova con la manifestazione del 4 maggio a Milano, insomma una serie di iniziative che comunque riguardano appunto le questioni ambientali. Poi ultimamente siamo impegnati dal 20 settembre scorso su una serie di mobilitazioni relative alla città di Roma, per quanto riguarda sempre la mobilità, ma con particolare riguardo per quanto attiene la metro C, però forse mi vorrei fare qualche domanda. Sì, specifica. Sì, no, senz'altro, noi entriamo nello specifico anche dei video che abbiamo fatto, e su questo sì, siete molto attivi. Tu poi peraltro sei esperto di materia urbanistica, e per quanto riguarda Roma, in questo periodo stiamo vivendo quella che dovrebbe essere una trasformazione verso una maggiore possibilità per quanto riguarda i trasporti, quindi questa grande impresa che speriamo non diventi una specie di Salerno-Reggio Calabria, insomma, che abbia tempi più o meno umani, diciamo umani, ecco, non brevi perché sarebbe troppo, umani, che comporta tutta una serie di danni collaterali che probabilmente appunto si sarebbe voluto evitare con una maggiore lungimiranza e attenzione, tra cui quello dell'impatto ambientale su quello che è il verde pubblico e non solo. E su questo siete molto attivi, ho visto, abbiamo notato, siete presenti su questo su Libri TV con delle iniziative che avete fatto. Ecco, qual è il pericolo appunto che voi con altre associazioni, in qualche modo, per il quale siete allarmati relativamente a questi lavori della metro C? Ah, sì, su Roma ricordiamo anche l'impegno per quanto riguarda la discarica di Falcognana, quindi come dire, c'è stata anche quest'altra vertenza che ci ha riguardati direttamente. Siamo stati invitati dai comitati appunto per
il 14 settembre scorso siamo stati invitati appunto per un tavolo insieme ai cittadini per redigere anche delle controproposte. Per quanto riguarda invece la metro C, allora la storia molto brevemente è la seguente, che purtroppo a partire dal 20 settembre scorso, all'alba del 20 settembre scorso, sono iniziati dei tagli su degli alberi secolari, alberi storici tutelati per legge, quelli nel quadrante di San Giovanni, Piazzale Ipponio, Via Sannio. E come potranno aver visto già molti cittadini di Roma, quelle zone sono state totalmente sfigurate, nel senso che dove c'erano appunto alberature, oggi c'è una landa desolata. Da quel giorno abbiamo cominciato a muoverci, nel senso abbiamo occupato dei cantieri, abbiamo bloccato dei lavori, siamo riusciti poi la settimana scorsa finalmente ad avere un incontro ufficiale con l'assessore Estella Marino, che è l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, e l'assessore ha preso in carico una serie di questioni che abbiamo posto, perché appunto parliamo di verde storico, di verde tutelato, e che quindi che per legge non può essere abbattuto, il Comune, questa è stata una piccola prima vittoria, ha concesso un tavolo tecnico. Il tavolo tecnico si dovrebbe riunire prossimamente, noi siamo diciamo tra i promotori, insomma, quindi porteremo anche là delle varianti tecniche. Però per quanto riguarda il verde storico, questa è soltanto una parte della questione, nel senso che qui a Roma c'è la decennale questione della metro C, e la prima tratta dovrebbe concludersi momentaneamente a San Giovanni. Il problema vero è la tratta cosiddetta T3, che è quella che collega da San Giovanni a Piazza Venezia, al centro storico e così via. Il problema è questo, è che oltre al verde storico si stanno già demolendo alcune installazioni storiche, anche queste vincolate, ricordo le installazioni di Antonio Muñoz, che è uno dei padri dell'archeologia italiana, su Via dei Fori Imperiali. Ma la questione vera è la seguente, che sostanzialmente si sta procedendo in maniera al di fuori della legalità, insomma. La cosiddetta valutazione di impatto ambientale che insiste sulla tratta T3 è scaduta da 5 anni. Vorrei ricordare che è obbligatoria la valutazione di impatto ambientale su tutto il territorio dell'Unione Europea ed è emanata da una direttiva europea. Inoltre, la valutazione di impatto ambientale attraverso la quale è stato varato il progetto definitivo nel CIPE del 2009 fa riferimento a un progetto sostanzialmente diverso, anzi molto diverso, sia per caratteristiche tecnologiche che per caratteristiche tecniche. Anche qui l'Europa pretenderebbe, ma anche la legge italiana, il decreto legislativo 152 del 2006, che quando si verificano delle varianti progettuali, la valutazione di impatto ambientale decade automaticamente e va rifatta, ovviamente. Tant'è vero che noi oggi gli scavi che abbiamo sostanzialmente sotto i fori imperiali, basta andare a fare una passeggiata, sono fuori dal progetto. La stazione Colosseo della metro C doveva andare a un livello sotto la metro B nel progetto preliminare, cioè quello del via. E chiaramente poi cosa è successo? Si sono resi conto per magia che fare una cosa del genere significava chiudere per 7 anni la fermata di Colosseo, e questo ovviamente era insostenibile. Allora hanno ben pensato, appunto, però senza fare un'altra valutazione impatto ambientale, di piazzare questa stazione metro in mezzo ai fori imperiali, con tutte le conseguenze del caso. Si sta scavando praticamente a pochissimi metri dalla Basilica di Massenzio. La Basilica di Massenzio è notoriamente pericolante, purtroppo, avrebbe bisogno di interventi anche urgenti di consolidamento e puntellata, lo può verificare chiunque, e a questo punto noi ci stiamo mobilitando per la tutela dei beni sia archeologici ma anche artistici, perché per esempio sempre su Via dei Fori Imperiali c'è una villa rinascimentale, che poi oltretutto è lo scampolo che rimane, perché con l'apertura di Via dei Fori Imperiali nel 1932 fu già devastata questa villa con lo sbancamento della collina della Velia.
Quindi cosa succede? Che su questa villa rinascimentale, l'impianto del giardino del 1538, quello che rimane a noi oggi, dovrebbe essere appunto asfaltata, e al posto del giardino, che ha un impianto anche barocco, ci è previsto un cantiere logistico, quindi è un cantiere di appoggio, non è un cantiere per la realizzazione della metro. Quindi noi in questo momento ci stiamo muovendo per bloccare questa distruzione, questa orda vandalica che non è degna di un paese civile. Poi soprattutto in Italia, dove si fanno tante chiacchiere sul cosiddetto petrolio italiano, appunto i beni culturali, puntualmente ogni volta troviamo queste situazioni paradossali da terzo mondo. Quindi noi, posso fare un po' di pubblicità al nostro sito www.radicaliecologisti.it, abbiamo appena lanciato da un'ora una petizione indirizzata dal Presidente della Repubblica, perché è il massimo garante dei principi costituzionali, fino al Ministro dei Beni Culturali, al Sindaco Marino, alle sovrintendenze, che non hanno dato le autorizzazioni che sono dovute per legge. Abbiamo lanciato una petizione che è una petizione più mail bombing, quindi poi queste firme noi le andremo a portare, ma loro intanto cominciano a riceverle, quindi anche per, come dire, riportare queste istituzioni alle loro responsabilità. Sul nostro sito è disponibile il primo post che appare, parla di questa situazione in maniera più estensiva, ed è possibile attraverso un link firmare. E chiediamo a tutte le persone che amano l'arte, ma in generale l'Italia, perché questo non è solo una questione romana, perché l'arte è di tutti evidentemente, di non solo firmare, ma anche far girare questa petizione, cercare di appunto ottenere un buon risultato, perché chiaramente se si continuerà a procedere come sta avvenendo su una cantierizzazione senza valutazione di impatto ambientale, e capiamo perfettamente che non abbiamo nessuna certezza che questi lavori non comprometteranno la staticità dei manufatti, chiaramente il danno sarebbe irreparabile, quindi stiamo parlando di cose gravissime. Sì, è una situazione abbastanza diffusa, purtroppo, di... Non so se è una sorta di indifferenza, di poca attenzione, addirittura di cialtronaggine o di... non so dire, però sicuramente... Peraltro tu citavi appunto questi manufatti, la villa rinascimentale, in zona lì, diciamo, intorno ai fori imperiali. Io, diciamo che sono molto più ignorante, aggiungerei anche il Colosseo anche recintato, perché cascano dei pezzi. Adesso non so se tecnicamente si può definire pericolante, però io, insomma, sai, una cosa che è recintata perché cascano dei pezzi, penserei di definirla pericolante. E ancora mi sembra che adesso ho visto le prime impalcature, ma insomma i restauri del Colosseo non sono stati fatti, e anche lì sotto si dovrebbe scavare appunto per questa tratta della metro. Insomma, mi sembra che poi il Colosseo sia abbastanza rappresentativo dell'Italia intera, di Roma, insomma, e comunque sia è un manufatto che meriterebbe ben altra attenzione. Io penso sempre che se all'estero appunto avessero questo tipo di testimonianze umane, storiche, architettoniche, artistiche, sicuramente l'attenzione sarebbe diversa, ma sarebbe anche diversa probabilmente lo sfruttamento giusto e legittimo da un punto di vista turistico, quindi commerciale, per poter trarre delle risorse in modo degno nel senso che se si paga un biglietto si ottiene un servizio turistico decente, all'altezza, che giustamente va pagato, come in tutti i paesi si paga, con il quale si riescono poi a contribuire, perlomeno, se non a pagare completamente, anche le opere di mantenimento e di restauro, non credi, Fabrizio? Certo. No, ma noi abbiamo, sul Colosseo volevo dire una cosa, apro e chiudo parentesi, sul nostro sito c'è la planimetria degli scavi, quindi chiunque può rendersi conto di come il Colosseo diventerà uno spartitraffico non solo in superficie come oggi, ma anche sottoterra, perché praticamente le due linee sostanzialmente si intersecano a ridosso del Colosseo. La tratta P3 della metro C
più o meno passa proprio sotto il Colosseo, dove oggi abbiamo via Labicana e poi l'imbocco via dei Fori Imperiali, quindi proprio a fianco, quindi abbiamo un angolo a 90 gradi tra metro B e metro C sotto il Colosseo, e noi sappiamo che oltretutto a livello geologico l'area del Colosseo è un'area molto fragile, e quindi chiaramente sì, il Colosseo, poi avevo già citato la Basilica di Massenzio, Villa Rivaldi già l'ho detta, c'è anche un altro manufatto storico di enorme pregio anche da un punto di vista filologico per quello che riguarda la storia dell'architettura, e cioè Santo Stefano Rotondo, anche là che è un'opera pressoché unica per la sua morfologia, anche là gli scavi potrebbero compromettere la staticità della chiesa. Quindi abbiamo quattro situazioni molto gravi, anzi gravissime. E per quanto riguarda la tua domanda, penso che il limite sia di carattere culturale, ma anche di carattere democratico, nel senso che tu facevi giusto accenno alla questione sia dello sviluppo del turismo, ma anche a quella del governo del territorio, un poco prima. Il problema in Italia, a livello così, andando molto sintetici, è quello che poi manca effettivamente un effettivo diritto della cittadinanza sia di pianificazione, ma sia anche di controllo. Quindi chiaramente questa storia, per esempio, della metro C, oltre al muro di gomma che è difficile per ragioni ovvie valicare, il problema è che le persone neanche lo sanno. Quando noi abbiamo fatto le manifestazioni, le occupazioni nella zona per fermare questi lavori o per chiamare la stampa, eccetera, per dire l'ovvio, insomma, quello che qualunque politico, istituzione, eccetera, dovrebbe fare al posto nostro, visto che sono anche pagati, le persone rimangono sgomente. Ma come, stanno demolendo la rampa del vedere Cederna, insomma? Sono degli angoli bellissimi, insomma, sono, penso, tra i punti più belli di Roma, cioè sono conosciuti in tutto il mondo. Allora, qua c'è un problema anche proprio di esercizio della cittadinanza e di rispetto delle leggi, cioè di stato di diritto, perché le leggi in realtà ci sono. Nella petizione noi abbiamo selezionato soltanto alcuni degli articoli di legge che secondo noi vengono violati, e si va praticamente da leggi nazionali alla violazione palese del piano regolatore, insomma, quindi la questione del territorio in Italia è anche per questo che nascono i radicali ecologisti. La questione del territorio, come dire, tutte le mancanze, la mancanza di democrazia, di trasparenza, di legalità, anche di laicità, perché comunque il Vaticano è un altro grande attore delle speculazioni in Italia, e così via, ben rappresentano quello che è la politica in Italia. Cioè, quindi tutti i deficit italiani li vediamo poi manifestarsi in maniera plastica sulle città, sul paesaggio, sulle coste, sui laghi, che è tutto devastato. Quindi noi siamo un popolo che fino ai primi del Novecento ha creato cultura, architettura, arte, eccetera, e poi sembra come se a un certo punto si sia sostituito un popolo a un altro e ci sia stato, non lo so, un popolo di unni, non lo so, eccetera. E abbiamo da un'azione di creazione ad un'azione di demolizione. Sì, esatto. In qualche modo. E quindi da qui forse dovremmo ripartire. Penso che, non so, per essere anche molto veloci, basterebbe citare due percentuali: 0,83% e 56%. 0,83% è la stima della popolazione italiana che fanno le Nazioni Unite sulla popolazione mondiale. Il 56% è la stima che fa l'UNESCO dei beni culturali appartenenti all'Italia. Quindi io onestamente, se penso alla politica e alla tristezza, insomma, anche della politica attuale, per cambiarla forse bisognerebbe ripartire da cose un po' più concrete,
Quindi probabilmente l'arte, la cultura e la salvaguardia dell'immenso e straordinario patrimonio che abbiamo dovrebbe essere la priorità di tutti i partiti italiani. Quindi noi stiamo cercando di farlo capire ai radicali, ma questo vale anche per gli altri partiti, insomma. Certamente. Fabrizio, passando appunto a un altro argomento, ma che riguarda sempre appunto l'azione della tua, a parte che abbiamo 5 minuti, ti dico, quindi siamo veramente in chiusura, però ti abbiamo visto, il Libri TV ti ha visto, gli spettatori di Libri TV ti hanno visto attivo anche al congresso, presente al congresso di un'altra associazione appunto radicale, che è l'associazione antispecista parte in causa. Ecco, c'è stato anche una tematica che appunto riguardava, che si è parlato in congresso, riguardava appunto una collaborazione con questa tematica, con questa associazione antispecista. Ecco, come pensate di intessere in qualche modo queste che possono essere due aree di azione così apparentemente diverse? Sì, ma vale la pena dire che quando si sono costituiti i Radicali Ecologisti, noi abbiamo preso contatti anche con un'altra associazione sempre radicale, che è Rientro Dolce. Quindi la nostra intenzione era quella di creare delle sinergie tra queste tre realtà. Noi chiaramente la più giovane di tutte, però ci sembrava importante appunto creare una rete da questo punto di vista. Con Parte in Causa la cosa è stata più che possibile, perché come ho anche detto in varie occasioni, Maria Giovanna De Vetag, per esempio, è una dei tre fondatori, insomma, anche di Radicali Ecologisti. Con Rientro Dolce non è stato possibile, come dire, articolare un discorso similare. Con Parte in Causa la collaborazione penso che sarà preziosa non solo per le due associazioni, ma anche per il movimento radicale nel suo complesso. Parte in Causa è un'associazione antispecista, quindi si occupa, ha un indirizzo culturale preciso. Radicali ecologisti si dichiarano biocentrici, quindi comunque anche noi siamo per il superamento del vecchio assetto culturale appunto antropocentrico, insomma, no? Quindi le collaborazioni, magari poi ne parleremo con un po' più di calma, perché forse sarebbe bene spiegare poi nel dettaglio cosa intendiamo fare, però due cose le possiamo anticipare. Noi abbiamo tenuto anche noi il nostro meeting poco fa, 29 settembre scorso, e abbiamo concordato di rilanciare un percorso che appunto miri al rilancio di iniziative tese all'abolizione delle attività venatorie sul territorio italiano. Questa è una vecchia campagna, anche ben nota, insomma, compiuta in parte anche dai radicali molti anni fa, e che va rilanciata, perché ad oggi non aver normato bene questa materia, anzi avendola deformata, perché con la riforma del titolo V e la stessa riforma avvenuta negli anni 90 della legge, in realtà siamo andati verso una deregolamentazione, e l'Italia sta pagando a caro prezzo in termini di biodiversità, ma anche di sicurezza, di vite umane, di morti e feriti che ogni anno avvengono a causa della caccia. Insomma, è un tema piuttosto pesante. Poi c'è il tema anche giusto di tutelare la proprietà privata, di tutelare le coltivazioni, eccetera, insomma. E questo è uno. E poi l'altro riguarda, questa è un'iniziativa che qui si interseca molto la questione economica e la questione ecologica, riguarda più o meno sempre gli animali, ma questa volta si parla di allevamenti intensivi. Intendiamo agire sulla PAC. Radicali Ecologisti ha da parecchio tempo a questa parte dei contatti anche con gli altri gruppi, gli altri partiti radicali europei. In Francia i radicali di sinistra, che hanno due partiti, uno a destra e uno a sinistra, i radicali di sinistra in Senato hanno obbligato la discussione sulla revisione di alcune cose collegate, insomma, alla PAC, per questioni anche non solo degli allevamenti, ma per esempio anche per l'erosione, la salinizzazione dei terreni, eccetera.
Sì, anche la PAC sarà una tematica importante. Poi noi l'anno prossimo, noi italiani e tutti gli europei voteranno per il nuovo Europarlamento, forse anche queste dovrebbero essere tematiche da discutere, visto che l'agricoltura è una uscita importante del bilancio europeo. E quindi con parte in causa sicuramente queste due cose, poi abbiamo in previsione una serie di convegni, alcuni legati a queste due tematiche, ma anche altro. E poi ricordo una cosa, il 20 ottobre, perché appunto noi siamo un'associazione, quindi facciamo sia attività politica ma anche culturale, concludiamo un ciclo che abbiamo chiamato Festival della Non Violenza, è chiaramente la prima edizione perché noi siamo nati quest'anno, e è iniziato il 2 ottobre appunto per celebrare il 144esimo anniversario della nascita di Gandhi, e terminerà il 20, il 19 ottobre saranno trascorsi 45 anni dalla morte di Aldo Capitini, e il 20 ottobre concludiamo questo ciclo che appunto ha visto diverse iniziative anche in altre città italiane, non solo a Roma, appunto un convegno su Aldo Capitini. Anche qui cerchiamo di curare degli aspetti che riteniamo centrali e che purtroppo non sono più molto al centro dell'attenzione. Sicuramente Aldo Capitini e la questione della non violenza, soprattutto per quanto riguarda le questioni anche odierne, basta vedere quello che succede nel Mediterraneo, insomma, sicuramente sono altri argomenti, sì, per cercare di promuovere la non violenza. Capitini, peraltro, io sono qui, faccio ammenda perché Fabrizio mi ha invitato, Libri TV a seguire questo evento domenica, ma purtroppo non sarà possibile. Me ne rammarico. Ti perdi un bel convegno e poi. Lo immagino, lo so. Diciamo anche, così che concludiamo in dolcezza, che i nostri convegni molto spesso si concludono con degli aperitivi o delle cene vegane. Con prodotti autoprodotti, insomma, da noi radicali ecologisti, perché appunto crediamo anche in metodi di consumo e produzione differenti, e sono normalmente dei bei momenti anche di socializzazione, e a quanto pare poi si sta spargendo la voce, perlomeno a Roma, che i radicali ecologisti cucinano bene, quindi insomma sono il rammarico quindi è ancora maggiore. Purtroppo non sarà possibile, mi dispiace molto, però sicuramente ne riparleremo di questa cosa avendoti nuovamente su Libri TV. Per il momento ti diamo appuntamento, ovviamente ti ringraziamo di questa tua partecipazione, ti diamo appuntamento alla registrazione di questa trasmissione e affidiamo a te e a tutti quanti coloro che ci hanno seguito, diciamo, il compito di divulgarla, di farla girare per far conoscere l'attività di Radicali Ecologisti. Per cui abbiamo avuto qui in trasmissione Fabrizio Cianci, il suo segretario. Grazie ancora e quindi alla prossima. Grazie a voi e iscrivetevi, dateci una mano. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao.